una delle domande che più frequentemente in questo periodo di questo periodo natalizio viene effettuata e viene rivolta a un nutrizionista è quali sono le regole, le buone regole per superare tutte le problematiche inerenti ovviamente gli apporti nutrizionali e dietetici in queste feste, in questi cenoni natalizi. Dal punto di vista sia nutrizionale che dietetico, l'approccio viene riassunto in un decalogo. Di cui la prima regola, che è diciamo così la più importante, prevede che le feste natalizie devono essere assolutamente, non devono assolutamente mancare, quindi importante sicuramente il pranzo di Natale, il pranzo di Capodanno, vigilia, antivigilia. L'importante è che questi pranzi, che ovviamente prevedono cibi ipercalorici e con grassi anche in eccesso, in qualche modo non durino 15 giorni, ma che queste vacanze natalizie prevedano dei cenoni o dei pranzi concentrati nelle tre giornate classiche di vigilia, antivigilia e cenone di Capodanno. Quindi l'altra regola fondamentale e importante è che si mangi poco di tutto. Quindi la scelta di cibi ipercalorici, però evitando proprio le grandi abbuffate, quindi palatabilità al massimo, quindi scegliere tutti i cibi che si vogliono, però cercare di diminuire le porzioni. Seconda regola è quella che nei giorni che precedono e diciamo così, precedenti e successivi i pranzi e le cene di Natale, di evitare di effettuare quelle diete fai da te disintossicanti, che prevedono quindi il digiuno, anche perché possono essere anche fortemente controproducenti, ma di scandire le proprie giornate con tre pasti, quindi colazione, pranzo e cena, in cui c'è da prediligere frutta fresca di stagione, verdura, cereali integrali, legumi, tutti alimenti che hanno un elevato contenuto di antiossidanti e che permettono quindi di contrastare i radicali liberi, che sono quei sottoprodotti che si formano quando si effettuano dei pasti troppo ricchi in grassi. Quindi come approcciarsi quindi al pranzo, alle cene natalizie? Innanzitutto, se arriviamo preparati è meglio, ossia mangiamo preventivamente un po' di frutta, un po' di verdura, in modo da non arrivare super sazi, arrivare super affamati, quindi avere un minimo di sazietà che ci permette quindi di non esagerare col pasto. Cosa scegliere sulle nostre tavole? Innanzitutto acqua in abbondanza, acqua sia naturale che frizzante, in modo tale da sostituirla essenzialmente a alcolici, superalcolici e in generale a bevande gassate. I cibi da prediligere sono sicuramente cibi integrali, legumi, verdura e in generale, diciamo così, carni bianche e pesce. I metodi di cottura prevedono una cottura al vapore, una cottura alla piastra, evitando ovviamente fritti, intingoli e sughi troppo elaborati e troppo conditi. Come terminare il nostro pranzo di Natale? Cercare di evitare di concludere sempre con il dolce, soprattutto se si è consapevoli che il pomeriggio si consumerà un panettone con amici e quindi già si consumerà il dolce nell'arco della giornata. Concludere con un sorbetto alla frutta o con un'allegra macedonia colorata. Condimento: olio extravergine d'oliva alla base ovviamente della nostra dieta mediterranea, olio che non deve essere profuso in abbondanza con la bottiglia, ma che deve essere ovviamente dato a cucchiai. Come condimenti, via libera assolutamente ad aceto balsamico, aceto e in generale a succo spremuta di limone o di arancia. Evitare di condire salare i piatti, perché già all'interno degli alimenti, di ciascun alimento, c'è già un contenuto in sodio sufficiente che dà sapidità e sapore agli alimenti. Eventualmente esaltare il sapore dei cibi con erbe aromatiche o con spezie. Ultima regola del nostro decalogo, ultima ma non ultima, è l'attività fisica. Se già durante l'anno si effettua un'attività fisica o sportiva aerobica, continuarla durante il periodo natalizio,
quindi non rimanere in casa seduti. Chi non la fa normalmente di camminare almeno una mezz'ora al giorno dopo passi, diciamo così, abbondanti, in modo tale che oltre a stimolare la massa magra, siamo in grado di eliminare questi eccessi, queste calorie di troppo caratteristiche del periodo.